secondo me a questo punto è ovvio che il a Frosinone si è chiuso un ciclo e come dopo ogni ciclo che si chiude ci sono partenze, no? Dall'allenatore ai giocatori. Io vorrei sapere il futuro di Mirko Cogori quale sarà. Sì, ovviamente sappiamo anche noi che forse per qualcuno di noi può finire un ciclo, come potrebbe essere un allenatore, potrebbe essere dei giocatori, ma sarà banale dirlo, ma per noi ci sono ancora queste tre partite in cui comunque vogliamo dimostrare che quello che abbiamo fatto per questa squadra è stato qualcosa di importante, qualcosa che comunque ci siamo meritati e che non siamo arrivati qui per caso, perché comunque affrontando queste tre partite in maniera con un po' di concentrazione, magari non rendendo onore al campionato che abbiamo fatto o al campionato che abbiamo vinto l'anno scorso, ci verrebbe dato ancora minor valore, secondo me, anche a livello per quanto riguarda il nostro mercato. Quindi noi ci andiamo a far bene, soprattutto in primis, perché comunque qua ci stiamo giocando la salvezza, quindi non vedo perché bisogna crederci. E poi anche per questo fattore qui, comunque vogliamo dare un valore ancora importante a quello che abbiamo fatto. Quindi per quanto riguarda il futuro non so dirti niente, perché comunque manca ancora un po' di tempo alla fine del campionato, manca ancora un po' di tempo per quanto riguarda comunque il discorso tra me e la società. Fine campionato poi si vedranno tutte le dinamiche.